Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, questo è un video che si autodistruggerà in pochissimo tempo. Che cosa significa? Prima di tutto, per come avete notato, oltre al fatto che ci sia eco, che a me non piace, che cosa significa che questo video si autodistruggerà in poco tempo? Come avete notato, questo video esce in un orario non consueto, in un giorno non consueto, andando tra virgolette a rompere quella che è la programmazione classica, che è il sabato alle ore 15 dell'uscita di questi video, dell'uscita dei video su questo canale YouTube. No, questo video non romperà quella programmazione, infatti la programmazione rimane invariata, uscirà sempre un video a settimana alle ore 15 del sabato, ma avevo bisogno di trovare un sistema per poter parlare con voi e per aggiornare chi mi segue. Dato che sui vari social purtroppo è un po' difficile trascinare persone per parlare su altri social, dato che non ho ancora la possibilità di utilizzare la funzione community su YouTube, avevo la necessità di fare dei video in pratica dove parlo con chi realmente mi segue e non chi sporadico invece viene a guardare i miei tutorial, ma con i miei 2000 iscritti, che paradossalmente sono, se potete sembrare pochi rispetto a grandi numeri, ma vi assicuro che già siete in tanti per me e per la nicchia in cui ci troviamo, quindi la nicchia di settore in cui ci troviamo, già siamo in tanti. Ho bisogno di un modo per poter parlare con voi senza inquinare quelli che sono i video che io carico e pubblico, perché se per caso ci avete fatto caso, io nei video non parlo mai al presente, al momento d'adesso, al giorno d'oggi, non vi parlo mai di quello che mi accadrà domani o quello che mi è accaduto ieri, semplicemente perché i video sono estemporanei. Io li carico un dato giorno, che può essere il 15 di giugno, ma voi potete vederli il 15 di dicembre. E quindi l'esperienza di utilizzo, di visione, non deve cambiare, anche perché il contenuto va al di là della data. Per questo io non ho mai voluto fare degli aggiornamenti di stato all'interno dei video che pubblico, è per questo che ho deciso di realizzare dei piccoli video quando ne ho necessità per poter aggiornarmi con voi, dei video come questo, in pratica, dove parlo alla telecamera, che mi devono servire non per diffondere messaggi su YouTube, ma per parlare con chi realmente mi segue. E quindi questi video hanno un unico scopo, quello di informare chi mi segue, che normalmente guarda il mio video entro 48 ore, e questi video dopo 5 giorni, 6, 7, adesso capirò come, li cancellerò, semplicemente perché non hanno più utilità. Se questo video lo avete visto oggi, non ha utilità, tra un anno non avrà più utilità, quindi è inutile che lo guarderete di nuovo. Un pochino come la funzione, che a me piace tantissimo, delle Instant Stories, quindi quelle, le funzioni delle Stories implementate da Instagram, da Facebook, da WhatsApp. Secondo me funzionano tantissimo, non le inventate Facebook naturalmente, ma le inventate Snapchat, ma grazie al mondo in cui noi viviamo, che siamo completamente circondati da Instagram e Facebook, le Stories sono praticamente di Facebook. E quindi lo stesso concetto vorrei che fosse riportato su YouTube, quindi proprio con la possibilità di poter cancellare programmaticamente un video, ma per ora non è possibile. Fatto sta che questi video che pubblico quindi avranno una durata media di 4-5 giorni per poi essere cancellati perché non hanno più utilità. Quindi questo è un video di aggiornamento. Sì, questo è un video di aggiornamento. Guardate, non taglio neanche le parti dove mi arrivano i messaggi e le mail, perché deve essere proprio un video tu per tu, faccia a faccia. Che cosa succederà prossimamente? Prossimamente succederanno diverse cose, o diversi prodotti, diversi progetti in ballo. Parliamo sempre di prodotti che devo realizzare per questo canale YouTube. Lavorativamente sono pieno di lavoro come al solito, poi prima o poi vi porterò all'interno di quello del posto dove io lavoro, anche perché ora sto cambiando ufficio. Ora questa situazione è completamente temporanea, infatti dopo dovrò trovare anche una sistemazione un pochino più consona a quello che devo fare. Ho diversi progetti per le mani, in tanti mi chiedete un corso di After Effects. Arriverà, nel futuro arriverà, questo ve lo posso assicurare, non è ora però, perché devo prima completare il corso di Premiere Pro, che molte altre lezioni già sono registrate, quindi a mano usciranno. Ci sono diverse collaborazioni che ho fatto, che porterò sul canale in questi giorni, anzi un video probabilmente lo vedrete già questo fine settimana, molto interessanti. E da oggi cercherò anche di preparare dei video dove c'è una maggior quantità di informazioni, un pochino più ricercati. Ma ci provo, almeno proverò a fare dei video leggermente un pochino più ricercati, almeno nella parte del contenuto.
Detto ciò, un'altra cosa, ditemi se vi interessa, perché molto probabilmente voglio fare delle live qui sempre sul canale YouTube, dove in pratica o facciamo una sessione di montaggio, dove mi ritrovo, trovo un lavoro che posso mostrare il materiale in camera, montiamo insieme, se avete delle domande, perdiamo un'oretta, un'oretta e mezza insieme e passiamo un pomeriggio. Adesso da capire un pochino gli orari, molto probabile sarà un sabato pomeriggio. Una domenica mattina, una domenica pomeriggio, giusto per capire, per ritrovarci un po' tutti quanti. Non è detto, non escludo la settimana, attenzione, però questa è una delle cose che vorrei fare. Un'altra cosa che vorrei fare è un Q&A, in pratica dove voi mi fate delle domande, perché me ne fate tante di domande, e io ho il vizio di rispondere in modo prolisso a tutte le domande che mi vengono poste in modo scritto, e sono tante, cerco di non farmene scappare mai una, però è vero anche che siamo in tanti, cominciamo ad essere in tanti, che condividiamo le informazioni qui sul tubo, e quindi forse è necessario cominciare a dire le domande tecniche, cerco di risponderle, le domande un pochino più non tecniche, quindi che esulano un pochino da questo mondo, le facciamo e rispondiamo in un video separato. Quindi, se volete, avete delle domande particolari da farmi, potete cominciare a scriverle qui nei commenti. Io me le appunto, appena ho 5 minuti registro un video dove rispondo a tutte queste domande. Quindi, cos'altro dirvi? Nient'altro. Ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video.